Gribaudo è un nome, un marchio, una casa editrice, un artista, un logo, un grafico, un amico. Ezio Gribaudo è un personaggio molto particolare che attraversa tanti, tanti campi, dall'essere editore o uomo che ha creato libri a essere anche lui stesso un artista. Ancora adesso al mattino, io in una casa Santa Margherita e vado in una stradina a vedere la fioritura dei capperi. Il fiore del cappero nasce alle 3-4 del mattino, ha dei colori, delle forme stupende, poi la rugiada, la sublimazione del bello, la rugiada che della notte di fronte a un petalo è una delle meraviglie del mondo. Io credo che il mondo si salva attraverso la bellezza. Io cercavo il bello. Io sono stato fortunato, ho conosciuto i protagonisti del XX secolo. Io credo di aver fatto un liceo tutti i giorni nella mia vita, e difatti ho migliaia e migliaia di album di fuori, eccetera. Io sono diventato pittore che pitto, adesso non si pitta più, capito? Potevo morire 20 anni fa, avrei fatto meno danni, e più vado avanti più faccio danni. Faccio danni perché ho ancora delle intuizioni, ho ancora del colpi d'ala. Il tuo lavoro è difficilmente classificabile in un'unica casella, perché è sempre stato un lavoro polimorfo, diciamo, ibrido. L'arte di oggi è ibrida e tu sei un pioniere di ibridismo, di ibridazioni. Cioè, di un uomo che ha tanti, molti hats, tanti cappelli, e li cuce insieme in maniera interessante. Allora, ma non filmare così.